Ciao, sono Cinzia De Falco, esperta di local marketing e Google My Business, autrice del libro Storie di Local Marketing. In questo podcast ti darò spunti, idee, strategie e consigli per avere la fila fuori al tuo negozio e per far andare al massimo la tua attività di business. Buongiorno e ben ritrovati, io sono Cinzia De Falco, voi siete su Local Marketing Café, il primo podcast italiano a rivolgersi alle attività locali. Oggi ho bisogno della vostra massima attenzione, affrontiamo i 5 errori più comuni che riscontro nelle schede Google My Business. Pronti? Errore numero 1 riguarda il NAP. NAP sta per Name, Address e Phone. Sembra assurdo, lo so, eppure questa è la sezione di Google My Business dove riscontro i maggiori problemi. Perché andiamo con ordine. Il nome, che cosa vuol dire inserire un nome nella scheda Google My Business? Significa che il nome deve rispecchiare la vostra azienda, è il nome societario, è il nome che voi avete utilizzato sul vostro sito web, sul blog o sui canali social. Deve essere identico, deve essere lo stesso. Invece c'è la tendenza ancora una volta a considerare Google My Business come un qualcosa a sé stante, come un qualcosa di distaccato rispetto a tutto il resto, a tutto quello che rappresenta la vostra presenza web. Nulla di più sbagliato. Il nome della scheda Google My Business deve essere uguale a quello del vostro sito web, del blog o della vostra presenza social. Perché? Perché Google premia la coerenza. Nel momento in cui andate ad inserire un nome diverso, un nome che non sia il nome societario della vostra azienda, va in confusione. E se lui va in confusione, manderà sicuramente in confusione anche i vostri utenti. Indirizzo e numero di telefono, anche questi sembrano dei dati facilmente inseribili. L'errore dove sta? Sta magari pensata ad un periodo particolare, in questo periodo di pandemia magari avete inserito un numero di telefono nuovo, un cellulare ad hoc, magari per le consegne a domicilio, per il servizio delivery, ma avete dimenticato di aggiornare la vostra scheda Google My Business. Questo vi farà perdere potenziali clienti, oltre ad avere una percezione bassa, perché il cliente che clicca sul numero di telefono e si rende conto di essere un numero sbagliato ha una sensazione di disinteresse da parte vostra, che sicuramente percepirà anche come un basso valore rispetto ai servizi o ai prodotti che gli volete offrire. Quindi mi raccomando, massima attenzione, andate a verificare adesso se il nome, l'indirizzo e il numero di telefono della vostra scheda Google My Business sono corretti, sono aggiornati. Errore numero 2 riguarda le categorie. Perché? Perché Google ci dà la possibilità di inserire una categoria principale e 9 secondarie. L'errore parte da un ragionamento sbagliato a monte, vediamo quale. La categoria principale è facilmente riconoscibile perché è il vostro core business. Se avete difficoltà in questo, l'ho detto in altre occasioni, andate a cercare un vostro diretto competitor. In quale categoria si è andato ad inserire? I problemi maggiori però nascono quando dobbiamo scegliere le categorie secondarie perché avete la tendenza a voler inserire quante più categorie possibili pensando che in questo modo possiate in qualche modo posizionarvi anche in altri settori o comunque in servizi o prodotti che trattate ma in maniera marginale, in maniera diciamo secondaria rispetto ai servizi o prodotti che invece offrite ad un primo livello. Non c'è niente di più sbagliato, il mio consiglio è quello di inserire una categoria principale e al massimo 2 secondarie. Ma è facilmente, diciamo, potete riflettere facilmente su quante categorie secondarie inserite. Più impiegate del tempo a capire quale categoria potete inserire come secondaria, più vuol dire che vi state allontanando da quella che è la vostra categoria principale, da quello che è il vostro core business. Quindi mi raccomando, fate attenzione. Non è assolutamente vero che inserire più categorie favorisce il posizionamento per altri settori. Anzi, vi penalizza perché Google nel momento in cui si rende conto che le categorie che avete inserito come quinta, sesta o addirittura settima non rispecchiano, non sono pertinenti rispetto al vostro core business, vi penalizza sul posizionamento.
quindi una principale e due secondarie. Mi raccomando, quindi andate a correggere, se anche voi siete caduti in questo errore, andate a correggerlo subito. Errore numero 3 riguarda i servizi e i prodotti. Anche qui abbiamo la tendenza, si ha la tendenza ad inserire quanti più prodotti e servizi possibili. In realtà bisognerebbe fare un ragionamento strategico. Quali sono i servizi o prodotti principali che voi offrite? Quali sono i servizi o prodotti per i quali potete farvi conoscere? Non andiamo ad inserire un prodotto alto spendente su persone, su utenti che magari non vi conoscono, perché difficilmente si avvicineranno a voi, difficilmente saranno disposti a spendere per un prodotto o un servizio alto spendente se non vi conoscono. Quindi ragionate, quali sono attualmente i vostri servizi o prodotti che possono rappresentare il piede nella porta, che possono in qualche modo avvicinare gli utenti che non vi conoscono, è andata ad inserire soprattutto quelli. Errore numero 4 riguarda i post, perché ancora una volta avete la tendenza a non considerare come un vero e proprio social Google My Business, che invece si sta sempre più avvicinando a questo orientamento. I post vi aiutano nel posizionamento. Nel momento in cui andate ad aggiornare, ad inserire sempre nuovi post, potreste posizionarvi con un post. Che cosa voglio dire? Che se un utente nelle vostre vicinanze digita una parola chiave che in qualche modo richiama ed è pertinente alla vostra attività, e voi avete scritto un post dove magari avete proprio inserito quella parola chiave, inserita anche dall'utente, quindi c'è questo rispecchiamento, potreste addirittura posizionarvi per quel post, cioè l'utente potrebbe venire a conoscenza della vostra scheda Google My Business grazie a quel post che avete inserito. Quindi mi raccomando, così come fate sul vostro canale Facebook, Instagram o qualsiasi altro social, Google My Business ha bisogno di voi, ha bisogno che anche lì pubblicate i vostri post. Video ancora meglio, fate dei post di interazione, dei post in vendita, alternate, un vero e proprio piano editoriale, così come fate sugli altri vostri canali social. In ultimo, ma non ultimo, l'errore numero 5 riguarda le statistiche. Queste sconosciute, le statistiche purtroppo non vengono mai lette, o se vengono lette vengono mal interpretate. Le statistiche di Google My Business sono ad un livello di profondità davvero interessante, perché ci consentono di capire quali sono ad esempio le parole chiave per le quali i nostri utenti ci cercano, quante telefonate abbiamo avuto, da quale zone geografiche i vostri utenti vi cercano, vi trovano, se siete stati trovati attraverso delle immagini, se i vostri post hanno avuto un tasso di coinvolgimento interessante. Tutto questo vi serve perché potete andare a migliorare, ad ottimizzare la vostra scheda Google My Business. Ottimizzazione, ricordatevelo, vuol dire esattamente questo. Vuol dire leggere dei dati, interpretarli e fare un'azione per migliorare. Un esempio veloce. Se ad esempio andate nella sezione delle statistiche di Google My Business dedicato alle parole chiave, quindi che rappresentano le parole chiave, i termini di ricerca attraverso i quali gli utenti vi cercano e vi trovano, questo è un dato assolutamente interessante da prendere in considerazione. Perché? Perché se vi rendete conto che ritorna frequentemente un termine di ricerca al quale magari voi non avevate neanche pensato, o che non rispecchia un servizio o un prodotto che avete inserito all'interno della vostra scheda Google My Business, allora è il momento di pensare ad un prodotto o un servizio che soddisfi quella richiesta, naturalmente se c'è un volume di ricerca interessante rispetto a questo termine di ricerca, che potete vedere attraverso le statistiche. Quindi mi raccomando, cercate di evitare questi 5 errori, perché è da qui che partite con una buona base. È chiaro che poi il posizionamento è un lavoro di ottimizzazione costante, ma avere una base buona sicuramente aiuta. Quindi mi raccomando, andate subito a verificare sulle vostre schede Google My Business, rimediate al rimediabile, e io vi aspetto come sempre alla prossima puntata. Ciao! E come sempre mi trovi su www.cinziadefalco.it.